Pietro Cavaro è considerato il più importante esponente dei pittori di stampace, chiamati così proprio dalla bottega della sua famiglia, sviluppatasi nella seconda metà del XV secolo, che si trovava nell'omonimo quartiere di Cagliari. È figlio di Lorenzo Cavaro e padre di Michele, anch'egli famoso pittore, nato dal matrimonio con Isabella Godiel, napoletana. Proprio questo ci permette di affermare il suo soggiorno a Napoli, nel secondo decennio del 1500. Si formò a Barcellona nel 1508, dove figura tra i membri dell'Associazione dei Pittori Barcellonesi. Ma le sue più importanti opere sono attestate in Sardegna, dove lui visse a partire dal 1512, dopo la morte della moglie. Muore a Cagliari nel 1538. Il più importante dipinto di Pietro Cavaro è il retablo della Crocifissione della chiesa parrocchiale di Villamar, finito nel 1518. Il retablo della Vergine dei Sette Dolori, che risale probabilmente al 1520-25, fu commissionato dal convento cagliaritano dei minori osservanti di Santa Maria di Gesù. Di questo rimangono alcune parti, tra le quali la Pietà di Tangeri, conservata nella Pinacoteca Nazionale di Cagliari. Commissionato dalla Chiesa degli Eremitani di Sant'Agostino di Cagliari è il retablo di Sant'Agostino, il cui scomparto centrale è anch'esso conservato in Pinacoteca. Nel 1528 Pietro dipinge un retablo per la chiesa di San Giacomo di Cagliari che non c'è pervenuto. Per la chiesa dei Domenicani di Cagliari realizza un altro retablo, le cui due porte, raffiguranti i due santi Pietro e Paolo, si trovano in Pinacoteca. Il retablo del Santo Cristo, pagatogli nel 1533 dai conventuali di San Francesco di Oristano, presenta delle parti nell'Antiquarium Arborense di Oristano. Nell'ultimo periodo della sua vita, il pittore lavora al retablo di San Pietro per la cattedrale di Suelli, con la collaborazione di Michele, al retablo dei Consiglieri, ora collocato nel Palazzo Civico della città di Cagliari, e alla Palla di Sant'Agostino, rimasta incompiuta per il chiostro di San Francesco di Stampace. La Pietà dei Tangeri era lo scomparto mediano-basso del retablo della Vergine dei Sette Dolori, che comprendevano fuga in Egitto, un Gesù tra i dottori, un'andata al Calvario, oltre alla tavola centrale della Madonna Addolorata che si trova nella chiesa di Santa Rosalia a Cagliari. La Pietà si articola su più piani prospettici. In primo piano possiamo vedere la scena principale con Cristo morto, sorretto da San Giovanni e contornato dalle Marie e dalle Madonne. La scena è ricca di pathos, ognuna delle figure attorno al Cristo esprime il proprio dolore, in particolare Maria di Cleofa, che solleva le braccia mentre urla disperata. Si può notare dal punto di vista formale come il Cristo sia posizionato obliquamente, seguendo il profilo della roccia retrostante, dividendo così la scena in due. Inoltre osserviamo che l'attenzione ai particolari, la linea e l'espressività dei personaggi sono ancora di gusto gotico catalano, mentre la prospettiva rimanda già ad una pittura rinascimentale. San Pietro e San Paolo facevano parte di un unico grande retablo ed erano le porte d'accesso alla sagrestia collocate ai lati della predella. Le figure sono realizzate con l'uso sapiente di luci e ombre, in modo da conferire l'idea di una solida volumetria, sottolineata dai palneggi, dai mantelli e dalle pose dei santi. Per esempio il braccio destro di San Pietro in avanti o la gamba di San Paolo leggermente sollevata, sulla quale il santo appoggia un libro. I volti e le espressioni rimandano alla conoscenza dell'opera di Raffaello, mentre rimane riferimento alla pittura sardo-catalana nel fondo oro. Sant'Agostino in cattedra. Questa tavola, secondo Giovanni Spano, è passata dalla chiesa degli Eremitani di Sant'Agostino Vecchio al nuovo convento di Sant'Agostino Marina. Nonostante non esistano documenti su questo dipinto, si pensa facesse parte di un grandioso polittico in ricordo del santo vescovo nel luogo della sua sepoltura. La tavola subisce l'influsso di varie tradizioni ed iconografie, come il santo vescovo in cattedra, la consegna della regola e la disputa con gli eretici. Possiamo vedere la fusione tra la pittura dell'Italia meridionale, in particolare quella campana presa durante il soggiorno a Napoli, e quella romana, visibile dalla preferenza per la regola rispetto alla minuziosità dei particolari. Pala di Sant'Agostino. La Pala di Sant'Agostino si trova in Pinacoteca dal 1899 e proviene dal chiostro di San Francesco di Stampace. È costituito da una tavola centrale e da una predella. La particolarità dell'opera è data dall'adozione di una cornice di gusto decisamente rinascimentale e da un'insolita iconografia che sarà maggiormente apprezzata nel 600 più che nel 500. Proprio le novità dell'opera non sono state gradite alla committenza, che continua ancora ad apprezzare il retablo di gusto tardo-gotico, e questo potrebbe essere il motivo principale dell'incompiutezza dell'opera. Sulla predella si nota la raffigurazione di Cristo, di un angelo e al centro delle sante Lucia e Apollonia. Nella tavola centrale il disegno emerge nella nicchia e nella tavola della Madonna col bambino.